Rieccoci come promesso in studio con il nostro magazine Passa per i voli charter, la strategia di rilancio dell'aeroporto di Bolzano. Ne è convinta la giunta provinciale che, come noto, ieri ha nominato i membri del CDA della società di gestione dello scalo di San Giacomo, tutti o quasi con una consolidata esperienza nel ramo turistico. La scelta fatta dalla provincia è chiara, la società di gestione dell'aeroporto di Bolzano dovrà essere guidata da tecnici del mondo del turismo. Lo dimostrano le nomine ufficializzate ieri dal presidente Kompatscher alla presidenza, Otmar Michaeler, che oltre ad essere presidente della Banca Popolare dell'Alto Adige è amministratore del gruppo Falkensteiner, protagonista nel mercato turistico europeo. Tra gli altri volti noti del turismo che siederanno nel consiglio di amministrazione di ABD, Marco Pappalardo, attuale direttore di Alto Adige Marketing, precisa subito di dover ancora analizzare bene le carte della società, ma sul futuro dello scalo ha le idee piuttosto chiare. Rimango convinto anche dall'estrazione mia personale, quindi provenendo dal mondo del turismo e promuovendo la destinazione Alto Adige sul Tirol, rimango molto convinto che l'aeroporto di Bolzano abbia assolutamente un potenziale di sviluppo proprio in termini turistici e proprio per quanto riguarda i voli charter. Credo che le opportunità stiano soprattutto lì. Senta, voli charter però da 40 o 70 posti forse non servono molto alla causa, o sbaglio? No, i voli charter da 40 a 70 posti non servono assolutamente perché sono non finanziabili sia da parte dei tour operator che da parte delle compagnie aeree stesse. Quindi se l'opportunità di sviluppo ci può essere, deve prevedere assolutamente l'allungamento della pista e la possibilità che possano atterrare degli aerei un pochino più grossi, diciamo sopra i 100 posti. Dunque, più charter e meno voli di linea per favorire la copertura di mercati turistici a noi lontani. Tipo la Russia, tipo la Gran Bretagna, che ovviamente prevedono un raggiungimento della nostra destinazione tramite l'aereo. Marco Pappalardo spiega che probabilmente per quanto attiene ai voli di linea si dovrà ridurre il numero minimo di collegamenti giornalieri richiesti dal contratto d'appalto della provincia, altrimenti nessuna compagnia si farà viva. Pensa che Roma debba rimanere una destinazione da privilegiare, magari aggiungendo anche un volo con destinazione hub importanti, Francoforte e forse Londra. Esclude comunque che il traffico charter possa portare a un'elevata concentrazione del traffico aereo su Bolzano nel fine settimana. Ma non è vero, perché diciamo che la tendenza a livello globale da parte del turista non è più quella di spostarsi solamente il sabato o la domenica. Ormai le partenze vengono distribuite lungo tutto l'arco della settimana e quindi questo non lo considero assolutamente un problema. È chiaro che allungherebbe la permanenza media del turista in Alto Adige, che si sta abbassando non solo da noi, è un trend diciamo così complessivo soprattutto nelle Alpi. Ed ora un breve stacco pubblicitario, poi di nuovo in studio per parlare di sport. Senfter, il gusto genuino dell'Alto Adige dal 1857. Speck Alto Adige affettato Senfter. Prosciutto cotto Praga Senfter. Qualità e gusto. Senfter. Saper fare, saper vivere. In evidenza all'interno della nostra pagina sportiva la pallamano, c'è grande attesa per la gara d'andata tra Fasano e Bolzano, in palio il titolo di campione d'Italia. Primo match in Puglia e ritorno in Alto Adige, Fasano e Bolzano si incontreranno questa sera per gara 1 valida per la finale scudetto. Proprio l'anno scorso i fasanesi hanno conquistato il loro primo titolo, mentre la compagine bolzanina ha trionfato nelle due edizioni precedenti. All'appuntamento il Bolzano si presenta in splendida forma, la conferma arriva direttamente dalla bella vittoria di sabato scorso contro Romagna, match a cui si riferiscono le immagini, una gara senza storia dominata dallo hacker. Naturalmente i ragazzi allenati da mister Fusina ora devono concentrare tutte le loro attenzioni sulla partita di questa sera. Il Fasano è la squadra campione d'Italia, ha dimostrato anche in questa semifinale contro il Carpi di essere ancora la squadra da battere. Loro vorranno difendere il titolo come noi lo vogliamo conquistare.
Statistica alla mano, negli ultimi 12 anni lo scudetto è terminato nelle mani di formazioni pugliesi con Versano, Casarano e Fasano o Alto Atesine, Bolzano e Merano. Con tutta probabilità entrambi i team saranno al completo, i precedenti in Serie A dal 2010, comprese Coppa Italia e Supercoppa, sono 11. I bolzanini hanno vinto 7 volte, in 4 occasioni hanno fatto festa Capitan Messina e soci. Ed ora con il supporto della regia andiamo a vedere assieme le previsioni del tempo. Domani, dopo il dissolvimento delle nubi basse presenti in alcune vallate, il tempo sarà ovunque soleggiato. Nel pomeriggio lo sviluppo di nubi cumuliformi aumenterà, così la probabilità di temporali. I valori previsti: Silandro 12-26, Merano 14-28, Bolzano 15-29, Vipiteno 8-26, Bressanone 13-28, Brunico 9-27. Venerdì un fronte freddo si avvicinerà da nord-ovest e contemporaneamente si formerà una depressione sul Mediterraneo che provocherà diffuse precipitazioni, a tratti anche intense. Le temperature subiranno un calo anche di 15 gradi, limite delle nevicate in abbassamento fino a 1800 metri lungo la cresta di confine e a 2500 metri sui gruppi montuosi più a sud. Il tempo migliorerà durante il fine settimana. Con il fronte a nord, graduale aumento delle temperature e del soleggiamento. Per l'inizio della nuova settimana si prevede tempo buono. Siamo in chiusura, siamo ai saluti, giusto il tempo di ricordarvi come sempre il nostro sito web www.video33.it, il portale web www.goinfo.it, dove potrete trovare news sempre aggiornate 7 giorni su 7. Vi ricordo che l'appuntamento di Video 33 ritornerà puntuale domani mattina alle ore 6.40 con la rassegna stampa curata da Matteo Donagrandi. È veramente tutto, vi ringrazio della cortese attenzione, vi auguro un buon proseguimento di serata.